trovate, amici lettori. Oggi sono qui per parlarvi di un saggio che è edito dal Corriere della Sera, ma che si trova comunque tuttora disponibile appunto nel sito del Corriere della Sera, che fa parte della collana Grandi delitti nella storia di Denis Forasacco, Jack lo Squartatore, il più celebre serial killer della storia. Si tratta di un saggio che io ho trovato molto ben scritto, è anche breve, quindi si legge davvero in poco tempo. Ma dà una visione, diciamo, il più completa possibile di tutto quello che è avvenuto all'epoca, appunto, dei delitti terribili, orrendi, compiuti appunto commessi da Jack lo Squartatore, e quindi si seguono praticamente le varie piste dell'epoca, tutte le indagini, così come si sono svolte, i personaggi che sono stati sospettati più o meno a vario titolo. E ci sono anche delle prove documentali, quindi come ad esempio la famosissima lettera From Hell, che è appunto una delle lettere che sono state spedite da fantomatico Jack lo Squartatore, che potrebbe anche in quel caso essere stato semplicemente un mitomane. Comunque è molto affascinante, seppur terribile, questa storia che ci riporta appunto in un'epoca in cui ovviamente Londra era anche buio, anche prostituzione, anche ovviamente strade mal frequentate, molto pericolose la notte, appunto perché in assoluta oscurità. Ecco, ci porta dentro questi vicoli dove appunto la fame, la povertà regnavano ovviamente padrone, e quindi anche un personaggio come Jack lo Squartatore aveva, insomma, molta facilità di movimento, anche perché naturalmente si trattava di una persona che conosceva molto bene questi luoghi, che sapeva muoversi molto bene appunto nell'oscurità delle vie peggiori di Londra. Quindi oggi vi esorto tutti quanti appunto a leggere questo saggio, che vi riporterà appunto indietro nel tempo e che appunto vi farà sicuramente appassionare a queste indagini di un tempo che appunto fecero poi molto scalpore, destarono molta curiosità nella popolazione appunto anche bigotta dell'epoca. E adesso quindi vi esorto tutti alla lettura di Jack lo Squartatore, il più celebre serial killer della storia, di Denis Forasacco, e noi ci vediamo lunedì prossimo con la prossima recensione. Ciao a tutti!